Barcellona. Qua c'è il centro, Colón, Las Ramblas, il Tibidabo, la Sagrada Famiglia, Montjuïc, il Parcuel, le spiagge, il Camp Nou e qua c'è San Martín. Le linee della metro che passano per il quartiere sono la rossa o L1, la viola o L2, la gialla o L4 e la blu o L5. Le fermate che troverai nel quartiere sono con la rossa o L1, con la viola o L2, con la gialla o L4 e con la blu o L5. Qui c'è la Estación del Nord, una delle più grandi stazioni di autobus che connettono Barcellona con le altre città. Quindi, nonostante sia un distretto molto ampio, è molto ben collegato. Sta molto bene perché tienes il metro, tienes autobuses. Y bueno, y el tranvía. La Renfe sta relativamente cerca. Muy accesible al centro, en 15 minuti, 20 minuti estás en Urquinaona. Perché tu ya naciste con el metro. Y bueno, ya claro. Uno degli aspetti che rendono questo quartiere perfetto per vivere sono le sue spiagge. Nova Icaria, Bogatel, Marbella, Nova Marbella e la spiaggia del Levante. Il distretto si divide in quattro zone, la Villa Olimpica, Poblenou, Diagonal Mar e San Martí de Provençal. Qui è attraversato anche dall'arteria più importante di Barcellona, la Diagonal. La zona del Poblenou è molto vicina al centro, ma abbastanza lontana per mantenere la sua tranquillità e quell'atmosfera di vita di paese. Come è la vita in questo barrio? Bueno, hay como un sentimiento esto de pueblecito. Es como si fuera otra ciudad pequeñita. Nos conocemos casi todos los barrios. Es como si fuese un pueblo dentro de una ciudad. ¿Podrías decir que este barrio está a tu altura? Sí, se podría decir. ¡Qué bueno! Ci sono anche parchi molto belli, il Parco di Poblenou e il Parco Centrale di Poblenou. Quest'ultimo è molto interessante perché la presenza di piante rampicanti e fiori lo isola molto bene dal rumore del traffico della città. E se c'è qualcosa di caratteristico secondo i suoi abitanti... La Rambla di Pueblo Nuevo. La Rambla è come molto lindo per andare a camminare, per passeggiare. La Rambla entre semana per la mattina a prima ora è lo mejor del barrio. También, justo en la Rambla está lleno de bares. Ed è apposta per il quartiere di Poblenou che è stato ideato il 22 arroba. La idea principale era hacer come una specie di hub, che si dice, de oficinas tecnológicas, de marketing, dibujo, proyectos, diseño y por ahora ha funcionado. Qui si trova anche il cimitero di Poblenou che merita di essere visitato per le sue lapidi e statue come il Beso della Muerte. Alzando lo sguardo sicuramente non ti potrà sfuggire alla vista un edificio molto strano, la Torre Agbar, situata nella piazza delle Esclores Catalanes. Proprio qua accanto si trova un centro commerciale che grazie alla presenza di moltissimi negozi dà un tocco in più al quartiere, il centro commerciale di Glores. E non dimenticare il mercato del Sencans, aperto il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 20. È uno spazio dove potrai trovare di tutto, sia prodotti nuovi che di seconda mano. Un'altra zona che caratterizza il quartiere è Villa Olimpica. E come descrivere per lì? Pues es que para mí es la mejor zona de Barcelona. Me parece muy bien, es muy guay, me gusta que estoy muy cerca de la playa. Está cerca del centro, tienes metros, tienes autobuses. Tengo dos niños y a ellos les encanta también el barrio. La Villa Olímpica, que aquello era playa y barracas de gitanos. È stata ricostruita interamente per ospitare gli atleti delle Olimpiadi del 1992. Las Olimpiadas lo cambió todo. La trasformazione ha ido a mejor in quanto a qualità di vita. Qui ci sono gli edifici più alti di Barcellona, le Torri Mafre, che incorniciano l'entrata del quartiere, e il Carrer de la Marina. Nel Porto Olimpico ci sono invece bellissime imbarcazioni e yacht. Diagonal Mar si trova all'estremo opposto e segna la fine della Diagonal. Qui si trova la spiaggia più recente della città, quella del Levante. Come è la vita in Diagonal Mar? Muy cómoda. La zona è famosa anche per il suo centro commerciale, il centro commerciale Diagonal Mar. Il centro commerciale Diagonal Mar también está muy bien porque hay de todo. Luego pues con el centro comercial también cine, bolera, hay varias cosas. Qui è stato costruito il Forum, un edificio triangolare che ha ospitato il Forum Universale delle Culture, celebrato nel 2004. Ora viene utilizzato per concerti, feste e fiere. El Forum también, sí, estuvimos hace poco por la Merced, los conciertos que había allí. Y en cuanto a mercados para comprar... Hay de todo,
sea, sí. no tienes que moverte prácticamente nada, lo encuentras fácilmente. Sí, tiene, bueno, tanto tiendas, pequeño comercio, locales y tal de toda la vida, como bueno, luego los supermercados. Está Mercadona. Mercadona. Pero luego tienes Mercadona y luego tienes la de Arizona. Y bueno, tienes Alcampo. En la parte baja tiene Alcampo y aquí tiene Carrefour. Ya en Caprabos, ya de todo. O sea que está bien. Per qualsiasi dubbio, non esitare a contattarci, noi siamo qui. Se verrai a Barcellona, chiamaci e dici cosa stai cercando, noi sapremo dove farti alloggiare. Abbiamo un team internazionale con cui potrai parlare in inglese, francese, italiano, russo, tedesco, castigliano e catalano. Se decidi di prendere un appartamento con la nostra agenzia, puoi contattare il nostro numero di assistenza al cliente 24 ore su 24. Siamo OK Apartment, gli specialisti in Barcellona.